Dai, muoviti! Fai qualcosa, mi sto sciogliendo! Smettila, non esagerare! Siamo ricchi! Siamo benestanti! Siamo fortunati! Siamo facoltosi! Siamo danarosi! Siamo abbianti! Siamo... Aspetta, adesso dovremmo lasciare la città! Perché? Perché ne vorranno tutti una parte! Ma chi? Tutti quanti! Guarda come hanno già messo gli occhi sui miei soldi! Levatevi tutti dai piedi! Ah, sono di pessimo umore! Ehi! C'è nessuno? Metta il portafogli qui dentro! No, la prego! Ho dei figli! Molto bene, poi toccherà anche a loro! No, la scongiuro! Che bello orologio! No, me lo lasci, era di mio nonno! Mollalo, o ti alzerò la soglia di rischio al punto che non ti daranno più neanche un libro in biblioteca! Beh, almeno mi resta la dignità. No, ti toglieremo anche quella. I pantaloni, metteli nel sacco. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno, torno a casa, vado a dormire. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno, torno a casa, vado a dormire. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno, torno a casa, vado a dormire. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno, torno a casa, vado a dormire. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno, torno a casa, vado a dormire. Mi sveglio, mi lavo, vado al lavoro, lavoro tutto il giorno, torno a casa, vado a dormire. Se ora provo ad usare la freccia col palloncino, ecco che cosa accade. Questo è veramente un bel gioco, ci giocherei ancora. Che cavolo è questo dannato traffico? Ho preso questo! Porco! Darwin, sembri il gomito di un camionista! E tu un sacchetto medievale! Quindi hanno smesso di riciclare. E hanno creato un buco nell'ozono! Aiuto! Ho trovato! Giusto, le fogne, ottima idea! C'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Mappa. Mi siete accusata dei seguenti odiosi crimini di essere associata con un gatto nero, di sguardi furtivi e di rifiuto di alzare la cuffia davanti a un rappresentante della legge. Come vi dichiarate? Visto? Parla una strana lingua. È una strega. Affoga la strega. Affoga la strega. Affoga la strega. Affoga la strega. Ciao! Oh, salve! Ciao! Oh. Salve e benvenuti a casa Watterson! Che succede? Va bene, calmatevi tutti, me ne occupo io. Ok, grigio scuro, va avanti! Tu! Grigio chiara, indietro, indietro! Grigio media, vieni avanti! Aiuto, qualcuno, fate qualcosa! Ma purtroppo è giunto il momento di chiamare Don Luciano. Pizzeria Don Luciano! Richard, no! Una delle sue pizze ha abbastanza calorie da tenerci in vita per 2 settimane, ma ti hanno già sottratto troppi anni della tua vita! Riccardo, sei forse tu? No! Ritorna da noi, Riccardo. È questa la tua vera famiglia. No! Ti toglierò il 10% solo per te. Oh, mi dispiace, Don Luciano. Tu lo sai qual è la cosa peggiore di un tradimento? Che non viene quasi mai da un nemico. I turni avrai e come fresh non dormirai. Dove sono tutti i folletti, paffutelli?
figlie in salopette. I ritmi son tremendi, per non parlare degli stipendi. La fabbrica pensavo fosse un posto incantato, e invece è soltanto un luogo proprio sfortunato. Non temere, donzella, cuore laser sconfiggerà ogni nemico e porterà la luce della giustizia dove non batte il sole. Ah, questa mi è venuta male. Il mio portafogli! Non lo so, dov'è? Nella tua tasca! Come? Cuore laser, fa qualcosa! Possono fotosintetizzare. Sì. Quindi Leslie lo sapeva benissimo e mi ha preso in giro, giusto? Sì. Possiamo dormire adesso. Scusa, ma è difficile prendere sonno quando hai ustioni anche sui denti. Andiamo, papà! Se devi venirci a prendere dopo la scuola non significa mica dopo il diploma! Saltate su! Non ho tempo per spiegarvi! Vai! Dirmi che avevi organizzato tu quel combattimento? Oh, ma non è possibile.